Quando ero un ragazzino, andavo ancora alle superiori, mi stavo appassionando al mondo degli investimenti. Volevo capire come generare soldi con dei soldi. Avevo un lavoretto, vivevo ancora con i genitori e potevo mettere da parte praticamente tutto quello che guadagnavo. Così ho deciso di investire. Quindi oggi faccio un salto indietro di almeno 5 anni per dirti cosa farei se dovessi investire i miei primi 1.000 euro. Io sono Michael Pino, trader e investitore. Se ti piace il mondo degli investimenti e della crescita personale, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. E fammi sapere nei commenti come investito i tuoi primi 1.000 euro o cosa hai intenzione di fare. Prima di tutto è importante essere interessati al settore in cui si vuole investire. Informati sui diversi settori come il mercato azionario, le criptovalute, la tecnologia, l'energia rinnovabile, l'immobiliare e così via. Quindi scegli un settore che ti appassiona, in cui credi e percepisci il suo potenziale di crescita a lungo termine. Per quanto riguarda l'interesse, va bene qualsiasi cosa ti piaccia stare a studiare o approfondire regolarmente. Ho alcuni amici che come investimento acquistano manga in edizione limitata, li tengono per un periodo di tempo, dato che hanno studiato quel settore e sanno che ci sono poche copie disponibili e potenzialmente aumenterà di prezzo, poi rivendono il manga che hanno custodito per un po' di tempo. Spesso si riesce ad avere in questo caso un'ottima resa. Ci sono manga, ad esempio, che acquisti per meno di 5 euro e li rivendi a 100 euro ciascuno. Quindi se conosci il mercato, acquisti più volumi, magari 10, quindi investi in questo caso 50 euro, che è una cifra ricicola, e poi li rivendi a 1000 euro. Ricorda che puoi fare soldi in qualsiasi settore, basta sapere quello che si sta facendo. Se c'è qualcosa che ti piace, sono sicuro che ti faciliterà il lavoro. Parla o ascolta esperti del settore, leggi articoli e notizie per avere una visione chiara del mercato. Ricordati sempre di verificare la fonte delle informazioni e di non basare le tue decisioni su consigli non affidabili. È utile quindi consultare diverse fonti di informazione e confrontare le opinioni di diversi esperti prima di prendere una decisione. Ricordati che è importante essere responsabili dei propri investimenti e non affidarsi quindi ciecamente ai consigli degli altri. Ogni investitore ha una situazione finanziaria unica e obiettivi diversi. Quindi, prima di investire i tuoi soldi, investi in te stesso. Leggi libri, segui corsi per ampliare la tua conoscenza sugli investimenti. Più sei informato, più sarai in grado di prendere decisioni informate e gestire i tuoi investimenti in modo efficace. Ci sono numerosi libri di finanza personale e investimenti che possono aiutarti a comprendere i concetti di base e le strategie di investimento. Alcuni titoli popolari includono Il piccolo libro degli investimenti di John Bogle, L'investitore intelligente di Benjamin Graham, Padre ricco, padre povero di Robert Kiyosaki e Soldi, uomini al gioco di Tony Robbins. Te li lascio tutti qui sotto in descrizione se li vuoi leggere. Sono inoltre disponibili molti corsi online, sia gratuiti che a pagamento, che possono aiutarti ad approfondire la tua conoscenza sugli investimenti. Piattaforme come Coursera offrono corsi su una vasta gamma di argomenti finanziari, dai fondamenti dell'investimento alle strategie di investimento avanzate. Se vuoi approfondire al meglio il mercato cripto, ti lascio in descrizione il mio sito Michael Pino Academy, in cui trovi corsi che ti renderanno un investitore o un trader professionista. Per approfondire i vari argomenti puoi anche seguire newsletter e blog. Questo ti aiuterà sicuramente a rimanere aggiornato sulle ultime notizie, tendenze e opportunità di investimento. Investire nella tua conoscenza finanziaria non solo migliorerà le tue competenze e la tua capacità di gestire i tuoi investimenti, ma ti darà anche la sicurezza necessaria per affrontare i momenti di incertezza e volatilità del mercato. Ricorda che l'apprendimento è un processo continuo e che è importante rimanere aggiornati sulle nuove informazioni e strategie di investimento per garantire il successo a lungo termine. Un'altra opzione è quella di investire i tuoi primi 1000 euro nel tuo business. Se hai un'idea imprenditoriale o un progetto che vuoi realizzare, utilizza parte dei tuoi fondi per avviare la tua attività. Ricordati di fare una ricerca approfondita e di pianificare attentamente prima di iniziare. Ho fatto un video in cui ti spiego 7 modi per fare 10.000 euro al mese. Puoi vedere se una di queste attività ti piace e iniziare a farlo. Al giorno d'oggi tutti possono fare soldi online, basta un cellulare e la maggior parte delle persone sta guardando questo video con un telefono. Quindi, se ancora stai trovando un modo per fare soldi online, direi che forse è il momento di iniziare. Uno dei miei metodi preferiti per investire sono le criptovalute. Infatti il grosso del mio portafoglio è in cripto. Se sei interessato a investire in criptovalute, fai delle ricerche sulle varie monete disponibili e valuta i rischi associati. Puoi considerare di destinare sempre una piccola parte di questi tuoi primi 1000 euro a questo tipo di investimento, ma ricorda che è un settore altamente volatile. Ho fatto un video su come investire 1000 euro in cripto, ti spiego 3 modi diversi: basso rischio, medio rischio ed alto rischio, e ti consiglio di guardare quel video che sicuramente ti può aiutare. Oltre a questo, se entri nella
community privata, ti lascio il link qui sotto, della Michael Pino Academy, troverai anche 3 portafogli in costante aggiornamento e vedi quindi cosa compriamo in tempo reale e cosa vendiamo anche in tempo reale. Se vuoi investire in cripto ci sono diverse cose da considerare, come la questione sicurezza. Di conseguenza scegli piattaforme affidabili o meglio addirittura se detieni per il lungo termine le tue cripto in un portafoglio offline o decentralizzato, dato che anche alcune delle piattaforme più grandi al mondo sono fallite a causa di frodi. Un altro metodo in cui puoi investire i tuoi primi 1000 euro o parte di essi sono i metalli preziosi. Sono considerati investimenti rifugio, sicuri in tempo di incertezza economica come stiamo vivendo ora. Quindi puoi acquistare monete d'oro o d'argento o investire in ETF o fondi comuni di investimento che seguono il prezzo dei metalli preziosi. Per comprare oro o argento fisico puoi utilizzare il link in descrizione di Gold Avenue. Infatti, grazie a loro, sono stato anche fisicamente a vedere come viene fatto l'oro, un mondo affascinante e pieno di sicurezza, dato che ho tenuto in mano 600.000 euro d'oro. Mentre per quanto riguarda l'ETF più grande al mondo, con riserve di oro fisico, si tratta di GLD e lo trovi tranquillamente su eToro. Per qualsiasi cosa citata in questo video sicuramente trovi approfondimenti in descrizione, quindi ti consiglio di approfondire controllando la descrizione. In periodi di incertezza economica come stiamo vivendo ora è importante proteggersi con oro. Sappiamo già che detenere liquidità può non aver senso, dato che perdiamo potere di acquisto ogni anno a causa dell'inflazione e ora abbiamo un'inflazione anche bella alta, mentre l'oro e i metalli preziosi storicamente sono stati in grado di battere l'inflazione e proteggere il nostro capitale, per questo vengono chiamati appunto beni rifugio. Quindi per investire i tuoi primi 1000 euro hai diverse opzioni. Considera di seguire un settore che ti piace, seguire o ascoltare diversi consigli di alta qualità, investi in te stesso, questo è il migliore investimento che ci sia, perché nel lungo termine può darti un rendimento infinito rispetto a quanto hai investito. Io stesso ho investito decine e decine di migliaia di euro in formazione e continuo a investire in formazione per apprendere nuovi skill o migliorarne alcune già acquisite. Ricorda di considerare di fare un tuo business. Online al giorno d'oggi è più semplice e scalabile, richiede anche molto meno capitale iniziale rispetto a un business fisico e tra gli investimenti che preferisco ci sono sicuramente le criptovalute. Reputo possano dare un rendimento maggiore rispetto ad altre asset class nel prossimo futuro e lo reputo ancora un mercato estremamente sottovalutato. Per proteggerci invece c'è l'opzione dei metalli preziosi che possono fungere anche da investimento. Basta vedere che negli ultimi 8 anni l'oro ha raddoppiato il suo valore. Io sono Michael Pino, grazie per essere stato con me oggi, fammi sapere qui sotto nei commenti come investirai i tuoi primi 1000 euro o come li investiresti se dovessi tornare indietro e partire da capo. Metti un mi piace per aiutare a crescere il canale su YouTube, iscriviti per non perderti nuovi video su investimenti e crescita personale e noi come al solito ci vediamo alla prossima, ciao!